La Juventus con merito è prima anche se puntini, puntini, puntini. Adesso è il momento di tirar fuori, di farci capire se la Roma vuole puntare allo scudetto, e si capirà dopo Milan-Roma, dopo Roma-Catania, dopo Juventus-Roma. Questo è il discorso. Queste sono le tre partite. La Champions non la facciamo, ma sono tre partite che possono essere paragonate a spareggi di Champions. Questo è il dato di fatto. Forse a Milano rientrerà Totti, è già rientrato destro e l'ha fatto vedere alla Fiorentina, e poi Pjanic è stato squalificato e sono in diffida giocatori importanti. Quindi il discorso è Milan-Roma, Roma-Catania e poi, prima della Befana, Juventus-Roma. Sigla. Massimo, buonasera a tutti i telespettatori. Vi ricordo di partecipare attivamente alla trasmissione inviando il vostro sms al 345 599 1717 o inviando una mail a pagineromaniste.info@gmail.com. Se volete potete seguirci anche attraverso Facebook cliccando mi piace su T9 TV o su Pagine Romaniste. Iniziamo la puntata presentando gli ospiti di questa sera. Oggi abbiamo con noi Massimiliano Rossi, direttore consulente marketing sportivo. Ciao, ciao, buonasera a tutti. La prima gaffa anche stasera. Gianfranco Giubilo, il tempo. Buonasera, io non sono nemmeno... no direttore, meno. Pensavo già a Gabriele Nobile, direttore marketing Inside Roma. Buonasera Massimo, buonasera a tutti. Piero Torri, Corriere dello Sport, trattino stadio. Ciao, buonasera. L'avvocato Mario Stagliano. Buonasera. E tra poco ci raggiungerà Alessandro Austini, il tempo. Che sta seguendo la festa della Roma, naturalmente faremo anche un collegamento con un inviato di Inside Roma, dopo vi sveleremo il nome, comunque si chiama Edoardo Barone, così abbiamo svelato subito. Faremo un collegamento perché c'è questa festa. Allora, ieri è stata una bellissima partita, Gianfranco, molto no? Molto bella, molto bella. Io sono rimasto un po' sbalordito leggendo le pagelle di quotidiano che leggo sempre, che è La Repubblica, che le pagelle della Roma tutte condivisibili, 7, 7, 7, 7, 6 e mezzo. Nella Fiorentina due sufficienze. Ma dico, sembra una partita... A chi? Non ricordo manco, due sufficienze, non mi ricordo manco a chi, una Borcavalero e una al portiere. Borcavalero ha fatto un grandissimo primo tempo, sì. Il secondo un po' meno. Però sì, però insomma, sufficienza che era al portiere. Sembrava, leggi le pagelle e dici questa partita è finita 8-0. Invece è stata una partita effettivamente piuttosto equilibrata e molto bella, tra l'altro. Certo, la Roma a un certo punto la poteva chiudere, sì, però poi, poi la poteva anche perdere, solito, o pareggiare. Certo. Poteva andare pure in vantaggio alla Fiorentina. Aquilani si è ricordato di essere cresciuto a Trigoria, perché lì si mangia è scivolato, è scivolato un po'. È scivolato, meglio. però è scivolato. Ma come era scivolato Gervinho al primo tempo? Tra parentesi. Che sembra un po' Alvaretto, Gervinho. Sì, esatto. No, allora, ho sentito di queste cose. Perché secondo me è un Mario Stagliano, che è particolarmente fastidioso, purtroppo io ho commesso un errore. No, Fiammetta ride. Mario Stagliano è fastidioso, no, è perché io all'inizio non gli volevo dare il numero e tutto, ma mi ha trovato su Facebook, su WhatsApp. No, Facebook non ce l'ho. Non lo so, insomma, mai trovato e mi scrive giustamente delle cose divertenti anche durante e dopo la partita. E quando ha fatto il terzo, quarto scatto Gervinho mi ha scritto... che mi hai scritto? Dillo tu. Eccola. Che Rudy Garcia aveva voluto a tutti i costi Gervinho. C'è stato chi ha voluto a tutti i costi Taxidis. Il Goicoechea, che sarà una cosa banale, però è un dato di fatto. Devo dire che, siccome non eri l'unico destinatario, qualcuno mi ha risposto aggiungendo Kose Anger. Sì, sì. No, vabbè, quello di prima però. E anche Boyan.
ha voluto lui. No, poi era un discorso diverso. Vabbè. Allora, buonasera anche Alessandro Rossini, che ha seguito la festa. Sei andato alla festa? Scusate il ritardo. Sei andato alla festa? No, fisicamente no. Fisicamente no, però c'eri. Non ero invitato. Il tuo spirito è presente. Non mi piace andare fuori se non sono invitato. Ho capito, va bene. Ma c'erano i giornalisti, guarda, erano invitati. Guarda, questa è grossa. No. Notoriamente che ho saputo da suoi amici invitano, che si imbucava a tutte le feste. Sì. Dice che... Dai, lui ha fatto anche lui calcola che ha fatto anche il cameriere, il portiere d'albergo. Dico, giustamente i giornalisti non erano invitati. Secondo me è giusto. No, perché dovevano invitare? Infatti, cioè, per cui certo, va bene così. È una festa, punto e basta. Allora, Destro, velocemente, è giudicabile per i 20 minuti? Sì, 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 a me mi ha fatto incazzare i comunisti. Cioè, perché si è tolta la maglia? Sì, lo so. Non... T'ho pensato. Non lo vedo, devo fare? Però guarda, per non farti arrabbiare c'era il motivo, perché ha detto mi voglio togliere anche l'altra. Così Gianfranco non dice mi sono tolto la maglia. Due invece maglie. Non c'era stavolta lo possiamo perdonare. No. Se, voglio dire, dai un esempio negativo. Cioè, ho capito, però a me sanzionare la gioia. Allora, la gioia si può esprimere in 2000 modi. Ce n'è uno che è proibito dalla legge. E sono d'accordo anche perché anche per carità. Cellino ha rimproverato Sau ieri che si toglie la maglia al primo gol e poi ne fa un altro. Sì. Dico, tu sei Cellino. Sì, però ti voglio dire: alla fine della partita, Sau me... o Destro, ti può capitare un contrasto che l'arbitro vede un intervento giallo sì. E lasci la squadra in 10. Gianfranco, cioè, hai ragione, non è... però un conto è che Osvaldo si toglie la maglietta dopo che segna il derby. Un conto Destro, dopo tutto quello che ha passato negli ultimi mesi. Da quando c'è sta legge? Guardate, io al posto di Destro forse avrei tolto anche gli slip. Pure io. Però ragazzi, l'anno scorso che cosa era contro l'Inter? Era contro l'Inter in Coppa Italia cartellino che ha fatto la stessa cosa. È vero, però la situazione di ieri, cioè, in pochi minuti ha preso, è vero, però la situazione di ieri era particolare, capito, ma non è che modifichi le cose. Io dico soltanto questo, l'immagine di Destro che esulta in quel modo è talmente bella che io mi lascio anche passare sopra il fatto della munizione. Bella. A me è piaciuta. Gianfranco, bella è bella. Gianfranco, bella è bella. Nonostante il fatto che si sia tolta la maglietta, è uno sport. Gianfranco, bella è bella, poi si può discutere. È bella pure se fa posso così. Fare No. Ma se anche messo a piangere. Quello lo fa Kivu, l'amico tuo Kivu. Gianfranco, se anche messo a piangere. Per cui mi ha scaricato veramente pensione accumulata. Poi sono d'accordo con te. Non si fa. Poi sono d'accordo con te. Non si fa perché rischi giallo e lasci la squadra. Gianfranco, il principio è giusto. Allora, mentre può non essere giustificato, per esempio, quello dell'anno scorso, che poi tutti i giocatori sono andati a coprirlo, ma non c'è stato niente da fare. No, questo non può essere mai giustificato, fermo restando che Garcia non ha fatto togliere la maglia a nessuno quest'anno. È possibile, però giustificata non è mai. Io ripeto, quando l'altro anno, due anni fa, quando è stata Aquilani che segnò nel derby, sì, no? E saltò la domenica dopo l'Inter. Sì. Ti ricordi, sì, Roma-Inter? Sì. Dice, ma che uno pensa a ste cose? Dico, ma scusa, secondo te la notte prima della partita il giocatore ci pensa alla partita che deve giocare il giorno dopo perché non dorme alla vigilia? Sì. E non penserà mai, dice, ma se segno un gol che faccio? Però me levo la maglia, domanda, no? Gianfranco, perché mi squalifica. Posso fare una domanda? Secondo te, per un senso di giustizia, di... progressività della pena, è giusto che uno che si toglie la maglia prende il cartellino giallo e uno che spacca una gamba prende il cartellino giallo? Io credo che sia sbagliato. Tutte e due è come fa uno scippo e una rapina a mano armata. C'è una differenza. Piero, e io dico è questo. È un gesto, ti ripeto, siccome i ragazzini sono imitatori, tutti okay. Sì, ho visto qualche volta sul campetto dove giocano quelli che 13 anni, quello che e se spoglia. Ma che cos'è? Veramente. Massimo, però penso che il gesto ieri di Destro decontestualizzato anche per quello che ha passato questo ragazzo, questo è il 170 giorni in cui
non ha giocato, ha avuto che tutta la stampa, no, ma anche, certo, anche la rabbia, sì, per i media che l'hanno comunque in qualche modo. Ma quanti modi ci sono? Ho capito, Gianfranco, però una ma foto in Inghilterra vedi mai uno che si leva la maglia? Ma Gianfranco, perdonami, sì, in una situazione, no, in una situazione come questa, dove penso, poi magari Alessandro ci può dare conferma, nel galateo e nelle regole che ha impostato Garcia all'inizio dell'anno ci sono anche queste, sì, e infatti mi pare che la Roma è una delle squadre che ha fatto più gol nel campionato italiano e non mi pare che ci sono stati altri episodi, no, di magliette tolte. Però vedo che anche le altre squadre hanno adottato. Benissimo. Quindi, forse ne vedono poche delle magliette, attenzione, tolte. Attenzione, io ho visto due volte Tevez che comunque ha segnato, ha fatto gol, non l'ha alzata basta tutta. Basta che non si copre la faccia. Vabbè, allora basta. Allora facciamo... Nel caso di allora, Tevez sarebbe pure ma meglio. È una regola. bellezza mia. Discutiamo. Beh, no, lì ci hanno provato, lei. Ci hanno provato nel senso che se l'Italia alzi la maglia senza l'IFAB ha cercato faccia, di far modificare la norma e non c'è riuscito. Vabbè. L'Italia allora io ti dico di questo diamogliene atto. Allora io ti dico che comunque è un'esultanza non naturale, perché è chiaro che stai a pensare arrivo fino qua, non è naturale, non è naturale. Certo. Comunque quella di destro, quella di destro perlomeno è naturale. Comunque vabbè, diciamo che togliersi la questa maglia volta non è un gesto naturale, dai, non significa niente. Quello che ha passato quel ragazzo ieri, certo, penso che ti si chiude anche un po' la vena, a parte la pesantezza del gol. Non è ma ieri a Roma c'è avuto una risposta, il centravanti ce l'ha denunciato. È meraviglioso Gianfranco, situazione particolare. Gianfranco, è meraviglioso quello che dice, è meraviglioso perché in effetti tu hai centrato il problema, con destro che segna, con la Roma che batte la Fiorentina, che sta a 9 punti dal terzo posto, il centro è che si è tolto la maglia. Sei veramente un fenomeno. Sarebbe la signora Angelo, un fenomeno niente, se no sarebbe banale. Però scusami, io volevo chiedere una cosa a tutto l'auditorio, ma Manfredini è stato espulso perché si è tolto la maglia o per quale motivo? No, ragazzi, guardate che ieri si è vista Manfredi, una delle cose più Manfredini, Giacomelli, ragazzi, ieri si è vista una delle cose più brutte veramente di l'abbiamo questo campionato. Conosciuto l'arbitro, sì, l'abbiamo conosciuto, sì, l'abbiamo conosciuto, ma veramente una cosa di un brutto e inenarrabile. Ne parlavamo l'altra volta quando c'era Giacomelli e mi pare che hai sempre detto, dice vabbè però Giacomelli, cioè questo parole tue, Giacomelli ha fatto una sciocchezzuola che abbiamo sottolineato duramente quando dirigono le gare, no, di Roma ieri ha fatto una cosa tre partite della Roma dirette dal terzetto internazionale internazionali sono purtroppo anche De Marco internazionale due volte, Tagliamento una volta, tre vittorie su tre, Juventus una sconfitta e una vittoria. Cioè, però te posso dire, meno male le partite durano 90 minuti più recupero, perché nell'ultimo quarto d'ora secondo me Orsato non ci ha capito più niente. Non ha fischiato una trattenuta di maglia a Gervinho, che è ripartita la Fiorentina. Era quasi da che rosso. Se la Fiorentina fa 2-2, io parto da casa e vado a fare invasione. Vero, però quello è un errore. Allora, per cui, guarda, un arbitro a fine partita. Avvocato, non si può ogni volta. È stato un errore. Un arbitro a fine partita, perlomeno 5 errori, li deve fare per forza. Però ieri, secondo me, tu con Orsato hai avuto la convinzione fin dal primo minuto lui ha fatto che applicava lo stesso metodo l'errore grave che ha fatto diglielo. La seconda ammonizione a Tomovic che non c'è stata per lo stesso identico fallo per cui era stato ammonito Pjanic, quindi lui non ha applicato lo stesso metodo. Avvocato, è rimasto in 10 a atteggiamento di persecuzione dall'inizio nei confronti di Pjanic. No ragazzi, ma che persecuzione, ma questo è un altro discorso, un arbitro che dice nel tunnel lo fanno tutti, Gabriele. Oh, Gabriele, ma ti ricordi quando abbiamo insultato Bettega che faceva la spia per Agnolin? No io ancora la differenza, Gabriele, la differenza è che adesso c'è Mangiante nel sottopassaggio, ma sono successe sempre. Certo, lo dice lui che stava lì. Lui è stato spesso lì. Da ma sei sicuro che sta nel sottopassaggio? Mentre uscivano. No, nel senso. o anche mentre senti, guarda, eravamo allo stadio ieri, in tribuna stampa,
il pubblico che era accanto a me, in questo caso, detto subito, non arriva a fine partita Pjanic, perché ma questo per come è rientrato. Ragazzi, è arrivato fino a 5 cioè, minuti dalla fine, dopodiché fa guarda, un fallo Montella, per il quale deve prendere la seconda ammonizione. Esatto, cioè, non discutiamo. Calcoliamo la mancata espulsione di Tomovic. Ma io calcolo anche la prima ammonizione. Pjanic, che ha capito di aver sbagliato, che è rientrato e probabilmente ha chiesto scusa, sì, perché abbiamo visto quel conciliabolo in cui sicuramente Pjanic ha chiesto scusa. Certo. Poi in campo secondo me Pjanic è uno che è uno che rompe, se te gioca contro non te sta simpatico. Io per esempio ricordo, se vuoi con un piacere da romanista, lui dopo che fa il gol a Napoli al 45esimo del primo tempo, che va sotto la curva del Napoli e fa vedere il numero, non è un atteggiamento. Mi dicono, i ben informati, che uno dei giocatori più petulanti nel confronto con l'arbitro, con gli arbitri degli ultimi 10 anni era Simone Perrotta. Non so se me lo puoi confermare, per dire pure Agostino Di Bartolomei era un continuo con l'arbitro. Guarda, però, io Simone l'ho visto tante volte, ma tante volte, ma in maniera positiva, non in maniera negativa. Ma devo dire, nessun arbitro si è mai lamentato. Però anch'io ho le stesse informazioni. Sì, ma nessun arbitro si è mai lamentato di lui. Perché magari lo faceva con uno per volta, ragazzi. Se no, ma sta andando bene, però uno per volta. 37 punti da Roma. Vai. No, ho detto, Perrotta era uno di quelli che parlava di più con l'arbitro. Uno che lo sentiva molto il problema però, arbitrale per dire, durante negli anni 80, se vi ricordate, Agostino Di Bartolomei, quando succedeva qualche cosa, faceva allontanare l'azione e poi andava a parlare all'arbitro anche a brutto muso, il grande Ago. Per cui, cioè voglio dire, che se non sa di qualche cosa all'arbitro, penso che sia nelle cose. Sì, certo. Io non avrei finito una partita probabilmente, ma io sono malato e quindi... No. Allora, io ho sentito Cristian Panucci dire delle cose agli arbitri micidiali nel sottopassaggio quando non lo vedeva nessuno, micidiali tipo tipo quelle cose che si sei un giubilo tipo quelle cose che si dicono per Ruggeri, mi ricordo per Ruggeri. No, allora lì te lo facevano entrare il comportamento arbitrale siccome era nel sottopassaggio non lo vedeva nessuno, se lo poteva permettere, perché prima, quando gli arbitri erano un po' meno, si può dire incazzosi? Sì, ormai l'ho detto. Per Malusi. No, proprio incazzosi. Di quelli di ora. La direttiva che arrivava era, guardate, il gesto eclatante, cioè quello che si agita, è da ammonizione e da espulsione. Perché lo vedono tutti. Se invece dicono qualche cosa, fate finta di non aver sentito, girate e ve ne andate. Ragazzi, bisogna stare in campo. Calcio l'abbiamo giocato, cioè, ma bisogna dire, stare in campo. Io ci ho giocato tanti anni e ho avuto arbitri pure di quelli molto seri. Peppino Adami diceva sempre... Ma hai preso una ammonizione? Che arbitro internazionale... Hai preso qualche ammonizione? Ho preso 5 giornali squalifica. La vedi? No, danno un cazzotto in bocca a uno. Ecco! Secondo me sei non te la sei tolto la maglia. Io so che sei... E votavi con destro, dai, su. No, perché all'epoca... No, danno un cazzotto in bocca a uno perché... Io vorrei far vedere... Era entrata a tranciare le gambe... Tra le testate giornalistiche. Ma non c'è una partita che finisce con i giocatori che hanno cominciato. Io non ho finito una partita ai tempi del tempo, quindi oltre 20 anni fa ero espulso quasi sistematicamente. E fai bene. Per dire, allora no? scusa, visto non che sei tu, sereno nei giudizi, Gianfranco vorrei sapere da Mario, visto che tu mi sono arrivati parecchie mail, spesso non le abbiamo mandate, dove tu dici pane al pane, vino al vino, dici magari suggerisci qualche data, uno va a vedere la data e poi c'è, quindi le mappe le dai. Allora, per te gli arbitri realmente quest'anno sono in buona fede o no? Sì, assolutamente sì. Sei sicurissimo? Sì. Sono tanto incapaci? Guarda, l'ho detto dall'inizio di quest'anno, ce ne sono 4 buoni e gli altri. Uno è Orsato, uno è Tagliavento, uno è Rizzoli. Rocchi, uno è Rocchi e l'altro è Rizzoli. Vabbè, perché a me non piace. Rizzoli, non ti piace però è uno bravo. Tutti gli altri non contano nulla. Ieri l'arbitraggio di De Marco, che poi non so che cosa sia successo a De Marco, perché all'improvviso ha fatto quasi tutti i capelli bianchi. Probabilmente, non lo so, forse il ha fatto sbagliato che, scheda telefonica. Forse il fatto che... No, De Marco era... No, lui ha detto che sono buona fede. No, nel senso... De Marco era forse con il fatto che... Ma se che... non fossero in buona fede lo diresti?
Sì, perché zitto un po', zitto un po', no, guarda, inquadratelo, sì, inquadratemelo, sì, sì, Mario. Assolutamente sì. Se non fossero in buona fede, sì, se tu avessi dei dubbi sulla buona non fede, hai lo nessun direi. Dubbio, sono in buona fede. Sì, assolutamente. Ai tempi sì. dei tempi avevi dubbi? No, c'aveva certezza. Zitto! Zitto, che mi rovini l'inquadratura. Ma vai, che ti devo vai, dire? Guardate Mario. Ho visto delle cose... Avevi dei dubbi? Ho visto delle cose che voi non umani non mi convincevano, ecco, questo sì. Vabbè, invece adesso è tutto regolare per te. Sì, per quello che vedo sì. Quindi è tutto regolare. Esiste. Anche perché se appunto Orsato o Rocchi facessero tanti errori in molte partite, a meno che non fosse un periodo di appannamento, per cui ti capita di sbagliare anche in Chievo Udinese, allora se sbagli in Chievo Udinese, ok. Ma se dovessi vedere questi arbitri che sbagliano molto a favore dei soliti noti, allora qualche dubbio mi verrebbe. Però io queste cose non le vedo, cioè, non le vedi. L'errore c'è da una parte. Hai saltato qualche giornata di campionato. Allora sì, dove sei stato? Di questi? Dove sei stato in no, questi ultimi No, io sto parlando tempi? Di questi. Io sto parlando ah, degli di questi, errori di ho questi. Capito. Se capito. Uno non è capace, allora, non è capace. Allora cambio. A parte se i quattro noti, gli altri sono in buona fede? Cambio la domanda. Assolutamente sì. Però sono, secondo me, non sono all'altezza sentiamo, del campionato. Sentiamo Massimiliano e poi... Che cos'è la buona fede però? Perché ecco, a me sembra che la sudditanza psicologica ci sia ed è evidente. Allora, un arbitro che tende a favorire certe squadre perché sa che poi fa carriera, è in buona fede? Cioè, questa è la domanda che mi pongo. La cioè, buona fede magari non è soltanto prendere la mazzetta da un'altra società per allora, arbitrare cioè, a favore di quella. La sudditanza psicologica è talmente evidente che dovendo decidere tra Roma e Sassuolo decidono a favore del Sassuolo. No, no, perché ci sono altri te. Indirettamente ci sono. Allora fermi. Che noi abbiamo, ma noi abbiamo Gianfranco, no, non fatto, è normale quello che è successo nell'ultimo mese. Cioè, Massimiliano, tu sai che la Roma da quando fa eccezione. Da quando Gianfranco certo. Esatto, da quando Gianfranco dice queste cose, ormai sono anni, secoli, forse secoli. Allora noi abbiamo creato una vasca particolare dove mettiamo gli ingenui che poi piano piano si svegliano, dopo va a fare il bagno, non ti preoccupare. Cioè, ma tutte ce devi così. Svegliare e c'è uno vasca, e c'è uno ci che piragna, c'è uno che così con queste spalle ha visto, sì, l'hai visto Fiammetta così con delle tenaglie perché gli levano anche l'anello al naso, quindi voglio dire non ti preoccupare di Gianfranco. Sentiamo Massimo, scusami, siccome dice che io dico la verità, sai io su chi ho qualche dubbio proprio sulla buona fede? Su molti commentatori del canale più importante per quanto riguarda T9. Il calcio, il cioè, calcio di qualcuno del nostro? Il calcio visto, cioè quello che ti fa vedere le partite. Sì. Perché fermati qua perché mi interessa questo argomento. Possiamo parlare di Roma no, Fiorentina. Lo segno, zitto. Stiamo parlando di Roma Fiorentina, ma stiamo andando oltre, noi andiamo oltre i 90 minuti. Col lavoro. Bravo, ci portiamo avanti col lavoro. Allora, forse che ho capito che sono i rigori. Esatto, allora argomento come lo posso segnare? Commentatori, va sì. Bene. Commentatori, dobbiamo andare in pubblicità, allora dai, finisce. Ma guarda, Gabriele. Una pillola, secondo me si misurerà la situazione degli arbitri in base alle due partite, quelle importanti della Roma, quindi Milan-Roma e Juventus-Roma, sì. La designazione che ci sarà di questi dei due arbitri. Vabbè, detto perché questo... già si sa chi sono. Sì, ho capito. Ma già scritto ma risultati. Guarda che, certo. Guarda che non si scappa, al di fuori di quei quattro, non si scappa. Certo. Guarda, non si può scappare. Se tu me dai, Roma non sono convinto. Se tu me dai il rigore del Bergamo, il rigore del Torino, certo. Di Torino, fermo, il gol annullato, aspetta. Il gol del Chievo e il gol tanto velocissimo perché poi ce ne sarebbero e del Genoa a me dà la designazione di Juventus Roma, me ne frega niente, mi credi? Juventus Roma, vado tranquillo, dico vabbè, stiamo a 5-6 punti, che dobbiamo fare? Andiamo da Fiammetta. La Roma viene accusata di fare pochi cambi, quali saranno le mosse di mister Garcia contro il Milan? Lo scopriamo subito dopo la pubblicità attraverso il servizio della nostra redazione. Molto bene, allora andiamo su questa cosa, dici chi non è in buona fede, hai fatto un'accusa grave, non so non se te denunceranno. Allora, siccome anche per un po' per motivi scaramantici, confesso, quest'anno non sto frequentando molto lo stadio,
e continua così. Mica... ma certo, no, ma ti ringraziamo. Ricordatevi che Piero Dori ha detto a Roma Sassuolo: io vado e a 5 minuti dalla fine è se n'è andato. Quindi pensate, ma quando ha pareggiato nel momento stesso in cui lui ha detto vada allo stadio, sapevamo già che un punto sì, era buono. E lo sai chi gliel'ha dato il biglietto? Di Francesco, perché lui ha contatti con Di Francesco gli ha detto: no, Piero, vieni allo stadio, ti prego, vieni allo stadio. Sono un privilegiato. Dai. Allora, stavo dicendo che abbiamo sentito per forse per più di un mese il fatto che Inter-Roma fosse falsata, perché il rigore del 2-0 alla Roma è stato dato per un fallo che era iniziato fuori aria ed è terminato in aria, ma che comunque era effettivamente iniziato fuori aria. Tra l'altro l'errore fu di De Marco, che faceva l'addizionale e che ha detto a Tagliavento, che aveva fischiato non sapendo se fosse dentro o fuori aria, si è filato dell'addizionale e ha dato rigore. Errore. Perché non te puoi fidare De Marco, devi fare il contrario. Però per oltre un mese abbiamo sentito dire che quella partita è stata falsata. Ieri ho sentito dire, l'arbitro era guarda caso lo stesso, Verona-Atalanta, fallo che inizia fuori aria. Molto di più fuori aria. E termina dentro. E ho sentito dire gli stessi due commentatori, sì però alla fine ci può stare perché si concretizza in aria. E allora c'è qualcosa che non va. Va bene, io ho sentito dire... Posso aggiungere una cosa che mi preoccupa ancora di più. Juventus-Genoa... Il rigore che viene dato dal fallo di Asamoah è fuori aria. Fuori aria. Di quello io non ho più non se ne più sentito parlare. E mi preoccupa molto. Allora, di più. Io allora vedete Piero, io lo sapete, no? Ho un debole, sono innamorato, non so quello che c'è una storia fra noi c'è due. Una storia fra me e Piero. Piero, prima della trasmissione, quando ho detto, dico, ma l'ammonizione Belardi, Juventino, che ha dedicato il pareggio, Roma Sassuolo, e lui ha detto, non diciamo queste cose perché sennò entriamo nel ridicolo, è vero? No, mi sembra, cioè... No, no, è vero, poi si ricorda di Juve Genova e dice tutto. No, Livorno Juve, Paoligno... Però quello è talmente chiaro. È talmente chiaro. Gervinho, ce lo stanno ancora a dire, ripeto, se Gervinho non si era tagliato le unghie, sta dentro l'area dei rigori, che mancava... Va bene, allora, poi però è successo che a Torino chiaramente sul fallo di Maicon nel dubbio non gli hanno proprio fischiato, perché dice non sappiamo se dentro o fuori, Massimo, non li vogliamo fare la solita figura. Massimo, però perdonami, seguendo la teoria dell'avvocato, quando si parla di scarico delle ammonizioni, io non vorrei che tutte queste ammonizioni arrivassero tutte a raffica. Sì? Ma sì. A Roma Catania? Beh, no, insomma, però a Roma Catania. Lamentarsi in anticipo, cioè, Piero, pare, non cioè, vincerete mai. Non vincerete, senti quello. Senti quello. Niente. Ma Gianfranco, guarda, ti spiego. Il vittimismo è la cosa più ignobile che esista. Ti spiego, tu ci accusi che non vinceremo mai. È vero, ma un motivo ci sarà. Di che? Più di un motivo. Perché non vinceremo Massimo, mai. Ma siete è sicuri di guardare tutti gli episodi con ma occhio siamo sicuri sereno? Che è successo qualcosa 5 anni fa? Io mi ricordo Marco Scusi. Aspetta, andiamo in telepromozione e poi il dialogo tra te e Orsini. Visto che siete tutti e due del tempo, dovreste avere la stessa opinione. No, allora, e comunque lo sto scherzando. E ci mancherebbe altro. Telepromozione, dai, andiamo, dai, che oggi è già finita la trasmissione, dai, dai. Allora, prima di riprendere il vostro siparietto, che a me piace, ai telespettatori no, però ci faremo un'eccezione, ci colleghiamo con Edoardo Barone, che è l'inviato di Inside Roma per la festa della Roma di Natale al Mare. Della Roma di Natale. Allora, Edoardo, ci sei? Sì, buonasera Massimo, buonasera a tutti. Buonasera, allora brevemente dici un po' dichiarazioni, un po' quello che è successo, se c'è stata qualche dichiarazione insomma divertente, simpatica, visto che è comunque una festa. Sì, la festa si è svolta in grande, diciamo, serenità, un ambiente abbastanza, anzi molto sereno, e colpiscono anche le parole di Baldissoni, che ha detto appunto che è una festa con tutti i calciatori, tutti i dirigenti e tutto lo staff al completo, come proprio una famiglia. Quindi ha evidenziato il fatto dell'unità, appunto, sia della squadra, un ambiente che
non si vedeva così unito da sicuramente da tanti anni. Senti, c'era il sindaco, no? Sì, grande ospite è stato il sindaco, che appunto ha parlato ovviamente dello stadio, e ha detto appunto che il progetto è molto interessante e non ha uguali in Europa né in America, quindi questa sicuramente è una dichiarazione che lascia ben sperare in futuro e sicuramente pone le basi per il progetto. Certo, Edoardo, è una dichiarazione forte. È una dichiarazione molto forte, lui stesso ha ammirato, diciamo, si è detto molto ammirato dal presidente Pallotta, il quale ha presentato di persona il progetto e sicuramente si pongono da stasera le basi per quello che dovrà diventare lo stadio della Roma. Senti, c'era anche Parnasi, Luca Parnasi? Sì, presenta anche Luca Parnasi, anche dei dirigenti Unicredit, tra cui Fiorentino, e ovviamente i calciatori, su tutti i Pjanic, che ha sottolineato il fatto che questa è una squadra che sta in piena lotta a scudetto, e lui stesso ha detto di voler vincere lo scudetto con la maglia della Roma. È una frase questa anche molto forte, perché insomma, se ci ricordiamo, qualche settimana fa la parola scudetto non veniva mai pronunciata neanche dai calciatori. È vero, e credo che abbia parlato anche della sua Bosnia, ma in questo momento ci interessa poco, no? Sì, ovviamente. Ha lasciato anche una dichiarazione su Dzeko, esatto. Il suo compagno di nazionale. Esatto, va bene, allora ti ringraziamo per queste notizie. Grazie a voi, buona grazie, serata. Grazie, ciao e buon lavoro. Allora, volevo aggiungere che c'è arrivata l'ultima, a fine serata, anche le dichiarazioni di Ljajić, che ha fatto una battuta: il piatto che mi è piaciuto di più, c'erano tante cose, ho mangiato un po' di carne, la prima volta che vengo qui ho mangiato carne e mi è piaciuta, i gol mangiati, questo è il calcio, una volta la palla entra e l'altra no, so di dover lavorare, voglio migliorare tanto, speriamo che arrivino i risultati. Molto bene, l'altra no, molto bene, allora, no, allora, ha detto una volta poi, i gol entrano e l'altra no. Che volete che dicano? Che dica il chirurgo Marino, che secondo me c'ha più dimestichezza. No, Piero, a perché dire il progetto è meraviglioso. Lo stadio ha 52.000-60.000 posti. Io dico solo una cosa: è il progetto più grande d'Europa. Fare no? Lo stadio alla Roma è un bisogno, una necessità. Ho capito. Siccome io ne sento parlare da 30 anni. Da una serie dei zozzoni ne ho sentito parlare. Allora, ecco, io vorrei, e mi piacerebbe, lo dico come un invito, che i tifosi della Roma allo stadio ogni domenica si presentassero con 10 striscioni: fateci fare lo stadio, vogliamo lo stadio. Perché siccome questi zozzoni sono in cerca del consenso, solo così probabilmente. Cioè, ma può essere la Juve ci ha messo 10 anni a fare uno stadio. Ma è immaginabile una cosa del genere? In quale paese, in quale contesto? In Italia. Io dico, capito. Tu dici, tu a Roma scavi e trovi le anfore. E portiamo da un'altra parte le anfore e famo lo stadio. Certo, no, poi attorniamo, non credo ci siano. È verissimo, poi lui le ha seguite da cronista negli anni, quindi se le ricorda tutte, sin dalle, penso, l'idea di Dino Viola dello stadio sulla Magliana, passando per ci hanno fatto giocare Flaminio, ci hanno fatto giocare, passando per il primo progetto di Franco Sensi, così più che altro un'idea, poi quello virtuale di Rosella Sensi, non detto più virtuale, anzi fra poche puntate avremo Zavanella, quindi non era virtuale. Beh, era virtuale. Nel senso che c'è stata una presentazione in pompa magna di un qualcosa che non si poteva costruire. Vabbè. Perché ti ricordo che lo stadio costa da 200-300 milioni di euro e lì in questo caso diciamo che da una parte io vedo una serietà da parte degli americani, perché mi sembra che abbiano fatto tutti i passi necessari senza la pompa magna, ma solo oggi si presentano dal sindaco, tra l'altro per una riunione privata, perché questo progetto non è pronto. Però dall'altra mi chiedo, ma cosa è stato fatto in un anno? Perché un anno fa, mi sembra fosse il 30 dicembre, è stata scelta ufficialmente l'area con presente Parnasi in America. Scusa, Alessandro, il 30 ci fu la bilaterale, no? Roma, la firma dell'accordo tra Parnasi Roma, e gli americani, perfetto, un anno fa. Però non, in quella sede non fu scelta la sede dove costruire l'eventuale stadio, no? Quella sede fu la conferenza in collegamento con l'America. La conferenza contemporanea, sì,
fu dato mandato a una serie di agenzie. No, quella no, è alla no, fine no, di quel percorso. Alla fine di quel percorso, però non si fu annunciato ufficialmente il 30 dicembre 2012 o il 29 in video viene annunciato, era quello. La, viene firmato in diretta televisiva bilaterale conferenza di Alemanno che si è inaugurata a Trigoria praticamente e la Roma lo costruì a Torino in un anno. Non è stato fatto praticamente nulla come passo ufficiale fino ad oggi, in cui si arriva lì, una giornata in cui si fa questo incontro, hanno mostrato 40 slide, lo so, un'ora di incontro in inglese, adesso, al di là della... il plastico sul tavolo, non di Bruno Vespa, ma di Dan Meis, che poi l'ha chiuso e si è riportato Alessandro, via. Alessandro, però purtroppo in questi mesi non ci dimentichiamo che da era dicembre, quindi gennaio ricomincia. C'è stato il periodo in cui per sei mesi erano le elezioni a Roma. No, per carità. Quindi... ci sono stati sei mesi di elezioni. Però non ci dimentichiamo successo. Che il sindaco di Roma si è insediato i primi di agosto. Settembre-ottobre sono due mesi propedeutici. Due mesi hanno lavorato. In un anno però la Piero fa giustamente il discorso, fate fare lo Stato della Roma, e sono d'accordo perché poi entreranno tutta una serie è di interessi clamorosi. Però la Roma non ha presentato un progetto alle istituzioni. Non l'ha fatto neanche oggi. Perché quello di oggi è un aggiornamento, stiamo per fare questo. Adesso tra un mese teoricamente dovrebbe essere... Però c'è la sensazione, Sandro, che quell'indicazione sui 52.000 spettatori sia un passo in avanti. Cioè, secondo me, il disegno dello stadio c'è. Tra l'altro voglio sottolineare una frase bellissima oggi detta da questo architetto, Dan Meis si chiama, no? Che ha detto, da architetto arrivo che a Roma... Che Fusca se non lo conosce proprio. Guardo, lo so, guardo i fori e me viene da piagne. Per quanto è bella questa città. Ecco, quindi voglio dire, secondo me l'indicazione degli non è una cosa a caso, perché vuol dire che c'è il progetto. Sì, sì. C'è c'è una cosa da dire, che il fatto che non sia stato presentato il progetto non vuol dire che non è stato fatto nessun lavoro, perché sono stati effettuati, e questo lo sappiamo, anche questo. Degli studi che sono complicatissimi calcolando le difficoltà che ci sono in quell'aula. Non facciamo adesso un discorso, non vogliono far fare lo Stato della Roma, perché la Roma non lo ha chiesto di fare. Beh, aspetta però, scusami. La battaglia. Sì, allora, questo Alessandro, non si può fare adesso perché la Roma non ha fatto quello che deve fare. Non è stato presentato il progetto e tu dici non si può chiedere di che non ci fanno fare lo Stato, ed è vero. Però è anche vero che qualcuno da molto tempo, sia in ambito politico sia di lega ambiente, già sta ponendo dei veti senza mai neanche aver visto il progetto. Sì, però, nostra, e questo mi preoccupa, cioè, perché stanno dicendo che lo stadio si facesse, scusate, però con tutte le autorizzazioni del caso. Ma non dovremmo preoccuparci per questi che mettono il bastone tra le ruote, ma francamente per quello che ci potrebbe essere dentro lo stadio, perché fare lo stadio è un discorso, fare lo stadio con annesse dei centri ricettivi, commerciali, ristoranti è un altro discorso, fare lo stadio con una colata di cemento in zone dove il cemento questo non è vero, c'è stato, però con la legge il caso della Roma è insegnante. Ed è il primo discorso sul quale bisogna stare molto attenti. Avvocato, scusami, perdonami. Io ho la tessera di Legambiente. Hanno versato colate di cemento negli ultimi vent'anni. Facessero una volta un abuso per costruire lo stadio della Roma. Però, ovviamente è ironica. Lo stadio una volta bisogna fare le opere di urbanizzazione. Ma sì, la viabilità, tante cose ci sono. Scusate, e chi paga? La Roma? No. La viabilità? Che pretendi che il comune di Roma, non c'ha i soldi per pagare gli straordinari? Quella è una zona che se il comune facesse le opere di urbanizzazione farebbe un sordo di danno, perché quella è una strada che è un budello. Se avvocato, tu fai Piero, il raccordo, non è che è sbagliato. Piero, scusami, io che abito a Ostia, ti dico che un nuovo svincolo dal raccordo, uno svincolo da Roma, dalla Roma a Fiumicino, francamente, non servono a nulla. Ma quello già c'è. Sì, ma il c'è potenziamento della metro, questo sì, perché ogni mattina chi fa il pendolare da Ostia rimane bloccato su quel trenino che è un carro bestiame. Su questo, indubbiamente, il comune dovrebbe intervenire.
ma sul resto sì, ma io quello che voglio, allora, io quello che voglio, no, dire, ragazzi, visto, non ci siamo, no, il discorso, però io lo voglio rassicurare, la foto, perché lui ha citato i tre possibili progetti, quello della Roma è il secondo, almeno quello che oggi è stato presentato al sindaco è uno stadio con annesse una serie di strutture totalmente connesse però all'impianto in sé. Ci saranno dei campi, ci saranno, ci sarebbero. Ecco, non c'è un quartiere. Non c'è un quartiere. No, perché se ci fosse un quartiere mi preoccuperei. Non c'è residenziale. C'è già un precedente molto vicino a noi, che è stata la costruzione, tutti questi costruttori di cui si parla sempre, quindi Parnasi, Toti ed altri, della situazione della Bufalotta, dove fu costruito Porta di Roma. Sì. In quella situazione là, quindi ex quarta circoscrizione, ci fu un, all'epoca era Veltroni il sindaco, una sorta di accordo tra le parti dove si costruiva Porta di Roma eccetera per poi arrivare alla viabilità, vedi lo svincolo dal raccordo sulla Bufalotta, cioè è normale che poi il costruttore, quindi in questo caso il committente, si deve adoperare a creare le strutture, allora, idonee, teniamo, a un certo punto, purché sia chiaro, purché sia chiaro, purché sia chiaro, però il discorso fa anche le opere di urbanizzazione, però il discorso, perché è... devo dire che da cittadino, gli stessi, da cittadino, avvocato, non voglio gli attori mettere sono gli stessi, un centesimo, ma ti assicuro, come ti assicuro, ci un centesimo, no, da cittadino, da tifoso, ma li metti dappertutto, li metti dappertutto, nello stadio, gli euro li metti dappertutto, problema risolto in partenza, allora, li metti dappertutto, li metti anche sulle buche che ci dovrebbero stare, ci stanno nelle fogne che dovrebbero essere, facciamo prima le buche, comunque, allora fermi, stiamo entrando troppo nel politico, però terra, visto che siamo anche in ritardo della pubblicità, io ti dico che quando ci sono stati, siccome vogliono pure organizzare le Olimpiadi, no? Olimpiadi ci hanno bisogno forse di qualche cosa, no? Velodromo, qualche così. Io ho, quanto è passato? 2, 3 anni, 4 anni, i mondiali di nuoto, ci sono state delle situazioni che poi sono state sanate. Massimo, poi dopo saniamo, perché Massimo, dopo quando si presentano 52.000 persone a voglia a fangire a Torino al volo, dichiarazione oggi del ex patron del CONI, Petrucci, che ha detto la sua più grande soddisfazione è stata quella della ristrutturazione degli stadi d'Italia 90. Esatto. T'ho detto tutto. Esatto. L'unica cosa mi preoccupa la dichiarazione dell'architetto, che non è che lo può fare con il Colosseo. No. Non so. Però credo che qualche cosa del Colosseo ci avrà. Vabbè, andiamo dai, la fiammetta, siamo in super, dice, super ritardo. Dai, fiammetta. Pazzesco. Un piccolo break, al rientro riviviamo i momenti salienti di Roma-Fiorentina e ascoltiamo le dichiarazioni rilasciate in zona mista da Mehdi Benatia. Bene, De Santis non si è più ripreso dopo Bergamo. No. Si è ripreso i 2 punti del Bergamo. Si è ripreso. Ha fatto il paradone. Sta bene. Insieme a quella all'Olimpico ci abbiamo bene, avuto ragazzi, la fortuna delle due parate dell'anno. Parlava da solo, parlava col pallone. Sì, a certo punto. Sì, però hai visto che ha fatto Tarzan. In televisione, voi non ve ne siete accorti, forse allo stadio. Ma ha parlato con la traversa. Sì, quando ha fatto Tarzan. Ha cominciato a parlare con la traversa. Sono preoccupato per questo. Vabbè, ci siamo lamentati per una vita che ci avevamo quello che non parlava proprio questo, pure che parla con il patron. Questo va bene quando si porta l'asciugamano. Ma sono due volte che piena ammonizione per una situazione. Una partita con i due portieri ammoniti, non me la ricordo. Allora, teniamo presente invece che, visto che ho letto anche qualche messaggio che non è apparso, voi avevate qualcosa, avevate un siparietto, l'avete iniziato, ma. Non avete finito, torniamo agli altri. No, dai. Allora, io, siccome credo che Gianfranco non può dubitare della nostra onestà intellettuale, no? visto che insomma condivide con noi questo salotto, a me la cosa che mi fa impazzire, ma sono tutti giusti i discorsi che fa lui: il vittimismo, l'esagero, il pianto preventivo. Io sono d'accordissimo con lui, però. Se ci sono delle situazioni oggettive, perché non si possono dire? Assolutamente cioè, sì. Cioè, sta storia, i romani, i piagnoni, no. Perché la classifica... Ma anche perché il contrario può succedere. Secondo te, ti faccio questa domanda, la Roma doveva essere prima? Sì. E allora? Allora, per paura del porchiccherone, vero? Anche perché c'ho qualche precedente. Però, il mio invito è un altro. Quando, se uno comincia a dire,
Sai, perché bisogna stare attenti alle ammonizioni, perché se tu cominci a vedere le partite presumendo che un arbitro gira con il foglietto in tasca, fammi vedere chi è diffidato della Roma, che così gli arbitri non vanno in campo sapendo chi è diffidato e chi non lo è. Sanno, e come no, sanno tutto, si aggiornano pure. Però tu hai detto una bella frase. Ma che andate ancora tu hai detto una bella frase, ti sembra giusto? Cioè la Roma dovrebbe essere prima in classifica e non lo è. L'hai detto tu. L'hai detto tu, eh? Vabbè. Dovrebbe essere prima in classifica, non lo è, quindi dovrebbe. L'hai detto tu, confermi che l'hai detto? Sì, e allora ti pare poco? Vorrei però che si vedessero le cose sotto tutti i punti di vista. Quali sono i punti di vista? Le ammonizioni della Roma, perché sono pesanti? Perché non c'hanno le alternative. La Juventus, se gli ammonisci 12 giocatori, non gliene frega niente. Beh, non è proprio così. Insomma, non è proprio così. Per esempio, domenica, in carità, c'è il Sassuolo, domenica non c'è Pirlo, Marchisi è squalificato, gioca Padoin, che non mi pare meglio di Bradley, per dire, no? È un altro tipo di giocatore. Vabbè, allora che stai dicendo? Sto dicendo questo, che... se c'è una corsa a scudetto, c'è uno che parte in forte vantaggio perché ha un organico maestoso rispetto a quello della Roma, che purtroppo, ma è chiaro, è una squadra... Ma allora perché la Roma dovrebbe essere prima, secondo te? Dimmelo, Gianfranco, scusa. Io aggiungo un'altra cosa, che le ammonizioni che ha preso la Roma finora sono pressoché sacrosante, anche perché se c'è giocatori tosti come Benatia, come Castan, le prende le ammonizioni. Però fare il ragionamento che la Juventus ha l'organico migliore, che è giusto e lo sappiamo, è nettamente migliore del campionato, lo sappiamo, però possiamo anche dire che la Juventus ha l'organico migliore, ma non dovrebbe essere prima in classifica adesso. Giusto non lamentarsi di quello che può accadere, perché sennò uno se la tira pure, però ci si può lamentare di quello che già è successo. Ce la mettiamo tutti i minuti, non è quello il problema. Però è grave che anche Gianfranco l'ha ammesso, questo è gravissimo. Perché è la prima volta che io sento Gianfranco che lo ammette. Ti ringrazio, Gianfranco. Mi rifiuto di pensare alle congiure, i complotti. E beh, di che parli quando dice questo? Chi parla di congiure? Ma chi parla di congiure? Non parlo di congiure. Il Milan, quando ha perso lo scudetto, mica parlava di congiure. Io ho la sensazione che fra Torino, Sassuolo e Bergamo alla Roma sia stato tolto qualche cosa. Lo potrò dire senza essere d'acciaio, da piagnone, da... assolutamente. Allora, ci sono tante situazioni che riguardano altre squadre, le quali non si parla per niente. Ma poi, anche perché Massimo cioè non solo quello che è stato tolto alla Roma, come ricordava Piero pure, ma anche quello che è stato dato alla Juventus nel periodo buio, vedi Chievo, certo, Torino, stato il periodo derby, buio eccetera. Come capita a tutte le squadre. Lo so, però quei due punti fanno la differenza. Però quando c'è il periodo buio e ti danno rigore... Poi, per carità, che la Juve ci abbia l'organico migliore. Certo, quello lo sappiamo. Cioè, c'ha alternative. Anche se io penso che quello che non sono riuscito a capire, per esempio. Guarda, lo scopriremo. Io quello che non sono riuscito a capire, però me lo deve spiegare Gianfranco. Chi ha l'organico migliore deve per forza vincere, nel senso che il Chelsea due anni fa c'aveva l'organico migliore della Champions League, per saperlo. Ma eppure quest'anno c'ha l'organico migliore in Premier ed è secondo a pari merito. Voglio dire, e non ha vinto, e ha vinto. Cioè, voglio dire, può vincere qualcuno. Ha dato Lukaku in prestito. Allora, diciamo che nel calcio... No, però, diamo ragione anche a Gianfranco. Nel calcio non succede mai questo, specialmente a livello di nazionale. No, perché la Grecia aveva la squadra più forte in assoluto agli europei. Cioè, proprio straripante. E allora capita nel calcio, capita. E dammi il mio. Voglio il mio. No, non è voglio, dammi il mio. La Danimarca non si era neanche qualificata. Se fai l'esempio della Grecia, fai l'esempio della Grecia, non è il tuo. Alla Grecia non è che ha avuto il suo. Il calcio è questo. Che può vincere la Grecia. Adattiamoci, che noi la Roma siamo la Grecia e vorremmo vincere di quello che ci aspetta. Aspetta che abbiamo delle promozioni e siamo in ritardo. Vai, Fiammetta, scusa se ti blocco sempre. Un motivo ci sarà. Me lo dici.
Comunque, sul fatto che siamo piagnoni, Gianfranco, io ti posso dare ragione, perché Allegri non è stato un piagnone quando gli hanno annullato il gol. Galliani non è stato un piagnone. Che vogliamo dire, non è stato un piagnone. Mazzari, Marotta non è stato Mazzari poteva prendere 8 gol. Sì. Alla fine ha detto rigore hanno netto. Negato un rigore clamoroso che, non, che c'è. Non c'era, sì, non sì, esisteva. Sì, apposta, e allora, va bene. Ti ha dato fastidio o no? Certo. E allora... Ma è la mentalità Roma, sono giuste, Gianfranco. E poi paragonare con Mazzari. Poi, da un punto di vista invece agonistico e del campo lo scopriremo in questo caso il 5 gennaio perché alle 20:45 hanno anticipato così pure e vedremo cosa. Ecco cioè la Roma ha giocato fai riposare di ha giocato le vacanze il... Juve-Roma non sì. C'è mai stato un dinner match fino ad oggi tra due squadre al vertice un dinner match non c'è mai stato era aperitivo com'è Roma-Napoli non era dinner match. Quale? Roma-Napoli. Mi pare pure Verona-Roma. Di venerdì, Roma, però era dinner match. Scusa, volevo soltanto dire che match. A Belgio, dopo Atalanta-Roma, Panucci ha detto rigore netto, sacrosanto. Quale? Quello sul tiro di Maicon, rigore netto, sì, fallo sì, di ma mano. Aspetta, ho sentito dire però Marchegiani assolutamente non rigore. Allora, com'è possibile che due personaggi che hanno giocato a pallone dicano una cosa completamente diversa? Gianfranco? Roma-Lazio. Sono due esseri umani, io. Sono due esseri umani. Sono due esseri umani. La più bella è stata pure ieri. Tu sei un essere umano, perché io comincio no, a dubitare. La più bella è stata ieri. Opinionista di Sky. Subito è entrato il mister Montella nel post-match. E gli ha detto, mister, io non ho visto la partita, però le faccio due domande. Allora, un opinionista, in questo caso Costa Curta, che sta in televisione. E stava con Martina. Ho capito, però con finisce... Cioè, vabbè, finisce... però ammette che non ha visto la partita, voglio ma dire. Se tu sei là, se tu sei là... Allora non fai domande, dici. Sì, se non hai visto ma se la partita, almeno no, oppure gli domandi, dove sei stata in vacanza? Ah, ho capito, vabbè, questo mi pare un po' una critica un po'... Un po' troppo esasperata, questa mi sembra so un po' troppo esasperata. A me Costa Curta mi sta riccamente antipatico. Vabbè, cioè, vabbè, non so se hai visto quando facevi i spot delle valigie. Non ne hanno venuta una. Parliamoci chiaro. Ma ha chiuso. Sono stati disperati. Vi assicuro che uno dei giocatori, rimanendo al pianeta adesso giocatori, l'argomento adesso fra poco sarà Dodò. Pensa là, scriverò Gianfranco. Allora, c'è una statistica, per esempio, che fra poco nel collegamento alla redazione ha fatto, con l'aiuto di Massimiliano Rossi, sugli spettatori, il calo, quant'altro, che è una statistica interessante che riguarda ovviamente anche la Roma, i risultati della Roma, però mi sono meravigliato perché pensavo molti tifosi di più in base alle statistiche che ha fatto Massimiliano. Al di là di questo, cioè una cosa sui sulla Juventus e la Roma, per esempio, non hanno il capocannoniere, fino a qua niente di male, però addirittura hanno il miglior marcatore Florenzi con 4 gol. E nella Juventus la cosa è più o meno simile, sì, perché abbiamo tolto i rigori. I rigori ovviamente si tolgono quando si tolgono quando tu dici io ho il centravanti, il rigore lo batte pure il portiere. Però alla fine quando fanno la classifica dei marcatori... Gianfranco, fra poco faremo il collegamento, quindi durante il collegamento ti spiegherò quello che vogliamo dire. Ti spiegherò con calma, ti metti sul divano, ti fumi la sigaretta e io ti spiego che i rigori li possono battere pure i portieri. Quindi il centravanti classico nel gioco... Quello del San Paolo, come si chiama? Rosario Seni. Però quello che volevo dire non è che uno dice gioco il centravanti per battere il rigore. Non lo so, io non ho mai sentito un allenatore dire sta incartando il discorso. Sentiamo un po' questa statistica. Vai. La Juventus ha un totale di 10 giocatori a segno, appunto con Tevez a 6 più un rigore e Vidal al secondo posto con 5 sempre più un rigore. Invece la Roma ha un totale di 13 giocatori a segno con Florenzi al primo posto, al secondo posto Pjanic con 2 gol più 1 su rigore. Esatto, e questa è la classifica. Quindi in effetti i vari Rossi, che è vero ha segnato un po' di rigori, anche c'è tutto, però non ci sono più quei bomber, no? Tipo Eto'o che stava testa alla classifica, questi qua. È un gioco diverso sicuramente. Comunque c'è Giuseppe Rossi che sta a 12. Sì. Se
se raddoppi già sta a 24 alla fine del campionato, deve finire ancora il girone d'andata. No, ma dico la Roma e la Juventus non hanno il bomber, questo sto dicendo. Una volta c'era il bomber, ma non anche ce l'hanno Juventus, nemmeno se leggi se leggi le formazioni. Esatto, quindi sto dicendo. Però su questo potrebbe essere anche un po' il turnover, perché comunque la Juventus nelle 14-15 partite che ha fatto, adesso negli ultimi tempi ha avuto una base fissa con Llorente e Tevez, però all'inizio ha cambiato molto, un po' Vucinic, un po' Quagliarella, Giovinco, quindi sai, il minutaggio all'inizio stava appunto, dicevo, il minutaggio dei centravanti può fare anche un po' la differenza in termini di gol. La media migliore ce l'ha a destro, un gol in una ventina di minuti. è vero. No, perché destro è il grande acquisto della Roma di gennaio. Visto 20 minuti, No, lascia perdere. Io sono convinto che destro sia destinato a diventare un grande giocatore. Esatto, allora, velocemente, perché poi faremo il collegamento con la redazione e poi parleremo di Dodò, perché Dodò è un argomento di discussione, perché ho sentito giudizi troppo diversi, troppo contrastati. Io sono rimasto sul Dodò di ieri. Vabbè, zitti, che ho detto dopo. No, intanto domani sera tutti a fare grandissimo tifo per la Juventus. Spingici a un pulsante. Io tifo per la Juve, no, però... per me se va avanti conviene, è meglio, dai, facciamoci. No, se va in Europa League è meglio. No, per me Europa League, l'Europa League è meglio. Finale a Torino, finale a Torino, l'Europa League la molla, finale a Torino, viene frega a Torino. Bisogna fare il tifo per la Juventus domani. Vabbè, non allora serve, Mario, non è una partita. No, per me è una partita. Va bene, allora velocemente, perché dopo parleremo anche di questo, però me lo dice Alessandro. Davanti, velocemente, Drogba è tanta roba. Velocemente, in casa Pjanic, Real Totti, Madrid, destro, e poi i soliti nodi, Gervinho, Ljajic, Florenzi, metti quello che ti pare. Mi dici i titolari tra questi quali sono? Pjanic e Totti, destro no. No, al momento no. No, quindi non abbiamo trovato il centravanti. Lascia verde. No, come lascio verde? Come lascio verde? Chiaro, l'abbiamo trovato o no? Sono tanti, se giocano in 14. Se il rapporto è con Totti... è finito il discorso, gioca Totti, poi scelgo l'altro. Quindi 10, non è rapporto con Totti? Però... Allora ragazzi, l'esterno, ricordo... l'hai detto anche tu, non lo può fare destro come lo fa Gervinho, come lo fa Florenzi, non lo fa. No, non lo può fare. Anche se nel modulo di Garcia i tre attaccanti tendono molto a scambiarsi le posizioni nel corso della partita, per cui sì, può anche succedere che... Questo succede che più da quando è uscito Totti. Gervinho, destro e Totti. Non è proprio forse la cosa ideale, Massimo. Gli equilibri della squadra forse ne risentirebbero, però in determinate situazioni per me può giocare. Io però ricordo a tutti, con tutta la mia sfrenata omosessualità per Francesco Totti, che Francesco il prossimo settembre fa 38 anni. Ecco, esatto. Quindi tu dici che abbiamo trovato il centravanti da gennaio e poi? Io dico che per me sarà una tu importante in più della Roma nella seconda parte. Specialmente con i laterali come Gervinho, ieri il gol che fa la Roma senza un centravanti di ruolo... Ha rotto la porta ieri. Questo è un dato che da sottolineare, perché di solito là si tende a tirarla indietro la palla, sul dischetto di rigore. Esatto, vabbè, l'Arsenal aveva detto ci hanno dato la bufala tipo noi Battistuta con l'Inter, così. Questo veramente lo diceva non solo, detto lo diceva solo Marianella. Vabbè, andiamo. Qualcuno l'aveva detto, ha detto, dice vabbè, comunque è un calcio diverso, diciamo pure questo. È un calcio diverso, perché è vero, è un calcio. La mela diverso. Lo dimostra. È un calcio diverso, infatti che ci hai visto il gol di Osvaldo? Gran gol. Sì, bellissimo, bello, gol straordinario. Bello, poi a due minuti alla fine. Andiamo da Fiammetta. Ah no, andiamo in collegamento da Daniele Scasseddu. Allora, Daniele Scasseddu dalla redazione ci parlerà di questa ricerca con l'aiuto di Massimiliano Rossi sugli spettatori del calcio italiano, ovviamente con in prima pagina la Roma. Vai Daniele. Buonasera Massimo, buonasera ai tuoi ospiti. La Roma di Rudy Garcia, oltre che in campo, fa gol anche al botteghino. Nella classifica degli spettatori, in questo primo scorcio di stagione, i giallorossi fanno infatti registrare, rispetto allo scorso campionato, un saldo positivo significativo nel panorama internazionale del 4%, dove c'è stato un calo del ben 4%. Il dato medio degli spettatori di questa stagione, relativo alla Roma, è aumentato di 800 unità rispetto alla scorsa, 40.960 contro i 40.179 della scorsa stagione. La partita più vista sinora non è stato il derby, ma bensì proprio l'ultima di campionato contro la Fiorentina,
in cui il dato è stato di 48.318 unità. Segue poi la partita con il Napoli e soltanto al terzo posto la partita contro la Lazio. In questa speciale classifica la Roma figura però al terzo posto, dietro a Inter e Napoli, due delle tre squadre che hanno fatto registrare il maggior incremento in questa stagione, ben 4.000 unità. Il primo posto è della Fiorentina, con 7.000 unità in più rispetto alla scorsa stagione. Ed ora, prima di tornare su da Massimo, qualche istante di pubblicità. C'era la battuta, no? Dice, come fa l'amore tua moglie? Quella è la domanda, no? C'è chi dice bene e chi dice male. Questa era la cosa. Su Dodò... Bella c'è battuta. Chi... Ti è piaciuta? Nuova poi. Nuova. Noi abbiamo gli scoop e c'è niente da fare. Io purtroppo sono pieno di scoop. Io ho portato a casa il mio. La risposta di Gianfranco che ha detto la Roma dovrebbe essere prima in base al campo. Perché io vorrei alla fine, se... Alla fine la Juventus vince con 3 o 6 punti di vantaggio, io farei la maglietta e farei una grandissima festa al Circo Massimo con scritto scudetto sul campo. Io lo devo fare questa cosa, non c'è niente da fare, scudetto sul campo lo posso fare, festeggio il giorno in cui la Juve vince con 3 o 6 punti. Ma io che hai detto? No, potevo festeggi da solo. No, festeggio con tutti i romanisti, sì. Ti preoccupare. Oh. Io vinto sul campo, metto 4 sul campo, ma lo posso fare. Però vabbè, lasciamo, perdere, è ancora prematuro. È stata una giornata. Però fra poco faremo 4 sul campo e eventualmente potremmo festeggiare il 26 Dodo. Maggio. Chissà perché, perché mi ricorda il 26 maggio, niente. Allora, Dodò, c'è chi dice bene e chi dice male. Iniziamo da Gianfranco. Bene, io alla vigilia avevo scritto... imprudentemente, forse un po' in chiave scaramantica, che c'era il pericolo di un mismatch sulla faccia sinistra della Roma. In effetti poi il mismatch c'è stato, ma al contrario. Cioè Dodò è stato superiore? Dodò è stato superiore a Quadrado. Austini? Oddio. Dodò non è stato superiore a Quadrado, diciamo lo ha limitato molto, tanto che Montella ha capito, secondo me, in ritardo che la partita la poteva vincere dall'altra parte. Perché chi affronta la Roma in questo momento pensa me la vado a giocare su Dodò. Io fossi un allenatore ma andrei sempre a giocare da Maicon, che è uno specialmente che, nell'ultimo che quarto d'ora. Esatto, è uno che ha l'esperienza, per carità, però mi sembra che quando lo attaccano va in sofferenza un po' con tutti. Dodò ha fatto una buona partita, anche se poi andiamo a rivedere l'azione del gol. No, la colpa è di Maicon. Sul gol la colpa è di Maicon, che ha un pallone comodissimo, sulla destra, se lo fa rubare e a quel punto si sviluppa l'azione sulla fascia di Dodò. Prima. Ma la palla a coso, chi è quello che è andato sul fondo? Gonzalo? Chi era? Gonzalo. Sì. No, lì è Strotman. Tomovic. Sì, gli ha dato Dodò. Ma lì è Strotman che sbaglia però. Beh, Strotman perché va in scivolata e... Sì, è Dodò. Comunque Dodò, a parte quella sbavatura che c'è stata insieme ad altre... Si può dire che ha fatto Dodò una buona partita, però... Ieri ha fatto quello che mi preoccupa una buona è che partita. Dodò, per diventare un buon difensore, si sta dimenticando di essere un buon terzino. C'è un motivo, quando recupererà anche quella parte che è la sua migliore, secondo me può diventare una considerazione che voglio fare su Dodò. La piena efficienza fisica, dicevo prima Gianfranco, mi sembra che alcuni giocatori nei giudizi dei giornali partono da 6,5 e altri da 5,5. Dodò è uno di quelli che parte sempre dal 5,5. Dodò parte da 5. Da 5. Per arrivare alla sufficienza, se magari Strotman fa una partita normale prende 6,5. Se Dodò fa una partita normale si prende, diciamo che Dodò ieri ha fatto una partita al quadrato, secondo me. Al quadrato. Beh, bella sta cosa, doveva morire? No, veramente. Ma stavo volevo dire una cosa, che volevo rispondere. Fatto cancellato. No, cioè, perché io siccome da noi non ci stanno né cartellini gialli proprio né cartellini rossi, cioè a un certo punto quando hai accumulato non sai quanto e vai in diffida, all'altra è finita. Gianfranco, ho la sensazione che Dodò, per migliorare la fase difensiva, si è ancora costretto a pensarla, non l'ha metabolizzata. Bravo. E questo lo limita, secondo me, dal punto di vista offensivo. Lui pensa molto a come si deve muovere in campo, a fare la diagonale, a chiudere, a non andare troppo in fase offensiva, perché sennò altrimenti va in difficoltà in fase. Nel momento che lui avrà metabolizzato, perché come dicono gli allenatori di basket, la difesa te la puoi imparare al 100%,
la fase offensiva no, perché il talento o ce l'hai o non ce l'hai. Nel momento che avrà metabolizzato la fase difensiva, secondo me rivedremo il Dodò che ci aveva illuminato gli occhi nella fase offensiva, perché secondo me lui rimane un giocatore che spinge e spinge benissimo. Però rimane il fatto anche che i compagni gliela passano il pallone, e questo è indicativo. Cioè quando no, è indicativo perché quando sta in sofferenza o pensi che il giocatore sia... che è giovanissimo. Io tra l'altro quando l'ho 92. Visto entrare la prima volta quest'anno ho visto una faccia diversa. Mi aveva colpito positivamente, l'ho visto cresciuto. Però ecco, il Dodò di ieri può giocare tranquillamente. Quindi, il Dodò tra Balzaretti e Dodò, chi è il titolare? Adesso è Balzaretti. Adesso è Balzaretti. Massimo, però bisogna vedere anche il tipo di disposizione tattica. Però Balzaretti c'ha la bubbagia. Che chiede Garzia, in questo caso a Dodò, se magari in quel caso preferisce più tenerlo fermo. Era ieri gli ha strillato in continuazione di andare avanti. No. Quando ritroverà quel coraggio. C'è qualcuno che fa lo spiritoso, dice giallo a destro, complotto. Peccato che non si firma. Quelli che non si firmano non vabbè, questo è normale. Vabbè. Perché bisogna mettere la faccia. Vabbè, a giubilo, sono Diego Matteo da Civitavecchia. E ti dico che la regola è ridicola. Qualcuno vede le firme, vero? Fate sedute spiritiche. Cosa? Ci sono firme e firme. No? Certo. Beh, se divertisse a vedere i ragazzini che si spogliano in campo, ma che te devo dire? Va bene, allora a questo punto veramente... E ammesso che sia ridicola, va comunque rispettata perché è una regola. Vabbè, la pubalgia ce l'hai e te la tieni, è una regola? No, mi dicono che ce l'hai e te la tieni più o meno. No, sicura però è una cosa lunga. È una un Dodò che risponde così secondo me te consente di dare più tempo a Balzaretti, che la pubalgia te devi riposare. 3, 4, 5, 6, 6, più la pubalgia. Ah, hai detto lombalgia. Chi ho detto lombalgia. No, ha detto pubalgia. No, sono migliorate le cure, il fratello. E questo gli consente probabilmente, dopo le festività natalizie, secondo me Balzaretti starà bene, avrà risolto i problemi di pubalgia e potrà giocare a Torino contro la Juve. Per esempio. Lo vogliono bene a Torino. Per esempio, Totti gioca col Milan? Secondo Dimmelo me sicuramente. Totti gioca? Secondo me si dividono la partita Totti e destro. E la squalifica di Pjanic è un ulteriore indizio perché... Ma scusa, ma non ha già giocato ieri? Sì, potrebbe aver giocato ieri, non ce ne siamo accorti. Perché? No, ma guarda, non è una fesseria. No, dimmi, perché faceva l'allenatore? Che faceva? Faceva tutto. Guardate che la partecipazione di Francesco ieri in panchina è stata impressionante. Sì. Ma veramente impressionante. Sì. È vero, per cui ha sofferto l'ira di Dio. E dunque, ma guarda che soffriva pure in tribuna. Comunque ha messo del suo. Vabbè, però in tribuna sei inquadrato in maniera diversa e magari c'hai degli atteggiamenti che non vuoi far vedere. In panchina sei te stesso e quindi esce fuori. Ho visto una foto dalla tribuna invece di ieri con Montezemolo che si alza a gol. Sì. Che c'è il figlio romanista. C'è il figlio romanista. Super romanista. No, mi ricordavo che era da... No. Vabbè, non è Juventino. Io credo che sia Juventino, Bolognese, dipende, tutto. Bologna, forse pure del Modena, del Maranello sarà pure, non so che categoria faccia il Maranello. Ma... Qualcuno che ha criticato Garzia ha detto perché ha messo destro a un certo punto, boh, perché ha messo destro? Garzia ci ha dimostrato che le critiche, secondo me alcune anche legittime, perché a Bergamo un errore di valutazione l'ha fatto e ci sta nel corso, ripeto, ma magari mi sbagliasse una partita ogni 15, continuasse con questa mente, che gli allenatori devono fare meno danni possibili e Garzia non è che sta in credito di più, però ieri insomma ci ha dimostrato che quello che magari ha sentito, che poi questa città si sta aspettando che la Roma cada, te credo. Perché non vedono l'ora alcuni cialtroni e te credo, giustamente. Anche perché capito, ieri giustamente. Vabbè, la trasmissione è finita. Dunque, a questo punto vorrei sottolineare il numeretto che ha fatto Rodrigo Taddei vicino all'area di rigore. All'area di rigore. Sì, ha perso pure un pallone in mezzo al campo che sarebbe stato meglio non perdere. Taddei da una parte, Pizzarro dall'altra, mi chiedo dov'era Perrotta. A un certo punto ho detto adesso entro. È vero. Pizzarro, vabbè, quando ho è entrato. Visto dei documentari Pizzarro che ha fatto quando calcio è entrato. Giovanile. Pizzarro che ha fatto quando è entrato. Beh, insomma, procurato l'espulsione di Pjanic e basta. Sì, stava procurando il 3-1, tra l'altro. Stava procurando il 3-1. Vabbè, però, senti, se Pjanic parte un attimo prima, non è. Ma fa ragazzi, fallo, non abbiamo solo. Ma mancava Totti alla Fiorentina, mancavano Pizzarro e Gomez, che non è per loro roba. È tanta roba. Allora, in chiusura, ma Castan non è un po' sottovalutato? Molto. Ragazzi. Molto sottovalutato. Ragazzi, Castano ieri ha fatto un salvataggio da fenomeno assoluto
assoluto. E un altro che parte da 5 e mezzo. Un altro che parte come da 5 meno. Ma ragazzi, Castan sta facendo un campionato strepitoso. Proprio, cioè, poi c'è proprio la chimica della coppia. Difesa, la coppia spesso va al di là dei meriti. Io parlerei di un terzetto, perché secondo me De Santis, perché io, se parlate di Daniele, mi alzo. A proposito, fammi salutare Guido. Ieri ho avuto il piacere di risentirci, noi ci siamo appuntamento a Grazie Roma, e dunque ieri ho avuto il piacere di risentirlo. No, il terzo secondo me è De Santis, con il quale indubbiamente la trasmissione è finita, lo so che me la fate sempre, me lo fate apposta. Voi gli argomenti li tirate fuori sempre alla fine, in modo che il telespettatore dice: mannaggia, vanno via, e poi vi telefonano, e giustamente voi così. Adesso noi avremo l'abitudine di dare i vostri numeri del telefono dopo mezzanotte e mezza, in modo che vi possono chiamare. Non dare quello di Fiammetta, perché secondo me noi ci vediamo venerdì. Adesso vi dà l'appuntamento Fiammetta, però ricordiamoci bene che la partita col Milan sarà lunedì 16 e subito dopo ci saremo noi, nel bene e nel male. Andiamo Fiammetta, nel saluti. Bene e nel male. Noi della Signora in Giallo Rosso torniamo a tenervi compagnia venerdì, sempre a partire dalle 23 su T9. Se volete potete seguirci anche in diretta radiofonica la domenica mattina a partire dalle 10 su Teleradio Stereo 92.7. Durante la settimana vi teniamo compagnia sempre con i nostri aggiornamenti e le nostre rubriche. Basta collegarsi al sito www.pagineromaniste.com. Arrivederci. È proprio tutto, ciao.